Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Nuovamente, come state? Tutto bene? Allora, oggi sono mattutino, eh? Buon venerdì mattina a tutti. Inizia il weekend, un altro weekend dal lockdown e siamo qua. Allora, oggi che parliamo? Parliamo un po' del post Europa League? Vai, così di mattinata. Stamani mi sento informissima. Dall'angoletto rossonero, questa mattina iniziamo a parlare di post nostro Milan e le altre partite d'Europa League. Allora, per iniziare faccio complimenti alle altre squadre italiane dell'Europa League, Napoli e la Roma, che hanno vinto tutte e due, sono comandano il girone, sembrerebbe senza tanti patemi d'animo e buone prestazioni, soprattutto la Roma sembra che quinto risultato utile consecutivo, sembra che abbia trovato la continuità, la quadratura, un po' come noi. Solo che ha giocatori abbastanza di spessore a Roma. Dzeko, Mkhitaryan, Majoral, Pedro, Paglia. Insomma, è una bella squadretta. Ha trovato la quadratura nonostante le assenze, nonostante il mercato le uscite nel mercato che hanno avuto. Dai, in Italia ne essere anche un po' sportivi, no? L'altra cosa, Napoli, vabbè. Nel nuovo ormai, tanto hanno già deciso di chiamarlo in quel modo, il nuovo stadio Armando Maradona a Napoli, gara tesa, sentitissima anche per i giocatori perché dopo quello che è successo con l'addio del grande Diego, insomma, avevano una certa pressione addosso, sono riusciti a vincere e comandano testa a girone. La squadra più forte del girone è inutile. Poi arriviamo a noi. Arriviamo a noi, al dunque, al dunque, al dunque. Allora, io l'avevo predetto un punticino nei vari gruppi su YouTube, Telegram, Instagram. L'avevo predetto un punto. Io sarei contento anche per un punto, vista le situazioni. Avevamo tutte le assenze, soprattutto in avanti, in attacco. Ci mancavano quelle più in forma. Ibra, Rafael Leao e Salemaker. Mi mancavano i tre più in forma là davanti. Ci siamo presentati con una formazione rimaneggiata in attacco, con un falso 9, perché non avevamo una punta centrale, l'unica era Colombo, ma è ancora secondo me per certi versi è troppo presto. Un giocatore di grandi prospettive, senza ombra di dubbio, un giocatore di grandi prospettive, bravissimo. E aveva deciso, Pioli insieme a Bonera, hanno deciso di schierare, come avete visto, Rebic falso 9, che non è il suo ruolo. Si è visto, infatti l'unica volta che si è un po' allargato e ha dato profondità sulla fascia è venuto l'1-0, è nata l'azione 1-0 e Auge che comunque sia sono palcoscenici che non è abituato a fare perché con la sua squadra che dove giocava prima faceva i preliminari, sempre fatto i preliminari d'Europa League e insomma devono fare esperienza, no? Non ha giocato malino, il primo tempo quasi sembrava che non ci fosse, il secondo tempo ho preso un po' più di iniziative, ma va bene, dai, considerando anche che quelli sono una squadra complicata. Centrocampo, io sapete, poi non vi dico i voti perché non mi permetto di dare voti, vi dico solo mi è piaciuto e chi no. E poi c'è Ismaelino, immenso Ismaelino, quello è un combattente, quello è. Dal Vangelo secondo Ismaele, quello è un combattente nato. Piccino, ma sembra magicanteggia su tutti, ragazzi. Strafortissimo. Che affarone, che acquisto. Teniamocelo stretto, che quello è mezzo al campo, ragazzi, tanta roba. Quello è più di mezza squadra al centrocampo, datemi retta. Poi ci mancava Franchi, avevamo Tonali. Io la reputo una prestazione sufficiente. Non ho capito, io voglio sapere la gente che cosa pretende da Tonali. Che è un regista, gioca nella mediana. Che pretende da Tonali? Ne avete visto che potenzialità ha? Che taglio, che passaggio filtrante che ha fatto Rebic per l'1-0? L'avete visto? Con che visuale di gioco? Ragazzi, quello è forte. Dategli tempo, non fateli sentire tanta pressione addosso. Arriverà il momento per criticarlo, ma ora bisogna solo stargli dietro e anzi, incitarlo a fare sempre di più. Perché quello, ragazzi, è un futuro campione. Speriamo. Lo voleva mezza Europa, anche in Italia, mezza squadra italiana, ci sarà stato un motivo. Ora è scarso perché da noi con calma si fa tutto, con calma, bisogna avere pazienza. Siamo una squadra di giovani, eh.
In difesa mi è piaciuto un po' meno, Dalò lo trovo un po' sgonfio, non lo so. Poi come c'è un cross, come cross, io non so se c'ha la calamita. Picchia sempre addosso all'avversario, sempre. Ma è una volta che ripassa vicino, che il pallone arriva in area, che... E grossa, ping, rimpallato, angolo, fallo laterale. No, proprio c'ha la precisione, è proprio preciso. Però allo stesso tempo non mi riesce a vedergli fare un cross fatto bene. E lo vedo un po' moscio, un po' portoghese, un po' floscio, un po'... Boh, vabbè, un po' troppo molleggiato, eh. E poi c'è Theo Hernandez, si è un po' contenuto perché giustamente doveva stare attento dietro in difesa. E poi la coppia centrale, Kier e Gabbia, secondo me ora come ora deve essere la coppia centrale in difesa titolare. Romagnoli non è in condizioni sia fisiche sia di testa. Gabbia si sta dimostrando una spalla valida e può crescere insieme a Kier. Sono stati demuri, a parte la rete presa che anche con la dilizione, un piccolo errore ci sta. E poi arriviamo all'avversario. Per chi pensava fosse facile, dopo c'era la tensione. La tensione, la pressione, dopo aver preso tre reti a Milano, che avevi quasi tutta la squadra. Arrivi qua, arrivi in Francia, con una squadra rimaneggiata, giovanissima, con poca esperienza europea. Quelli sono una squadra tosta, difendono, chiudono bene gli spazi. Avete fatto caso, come stavano, che come lasciavano stretto poco spazio fra la linea di centrocampo e la difesa, sempre compatti, lasciavano quel pelino di spazio e per noi era impossibile, dovevamo cercare solo di scavalcare la linea di centrocampo, perché la squadra compatta, lotta, insomma, la squadra ostica per tutti, vedrete che le farà vedere, ostiche, le farà vedere pallose, pagliose a tanti, datemi retta. Poi, Çalhanoğlu, volevo fare una menzione su Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, secondo me, davanti poteva dare di più. Però ieri sera, se avete visto, ha aiutato molto, molto la zona di centrocampo, la zona della mediana, come è successo con in campionato. Ha aiutato molto con Napoli, molto la mediana, perché dietro avevano bisogno. Dipende anche dal tipo di squadra che ti trovi. E quando arriva là davanti, purtroppo non ha sempre la solita lucidità. Comunque in fase di interdizione ha fatto il suo. Vabbè, comunque si chiede di più a uno che chiede 7 milioni all'anno di ingaggio, è giusto che si chieda anche di più in campo, secondo me. Ma poi sono periodi dei giocatori. Comunque un punto, ragazzi, che vale oro, che ne vale 3, datemi retta, credetemi, ne vale 3. Ora ci giochiamo con il Celtic, dobbiamo fare 3 punti assolutamente perché ci sarà anche lo scontro dall'altra parte, Lille Sparta-Praga. Per noi fondamentale. Un saluto a tutti ragazzi, un saluto a tutti, buona giornata, ci sentiamo, Forza Milan, ci sentiamo ragazzi, ciao, dal vostro Sebastiano Barzellotto, Lord Colline, dall'angoletto rossonero, ciao.